Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. L'articolo 21 è uno dei pilastri imprescindibili dello Stato democratico, indice del rispetto di tutti gli altri diritti fondamentali dell'individuo, nel quale i padri costituenti hanno voluto incastonare il diritto dell'individuo ad esprimersi con qualsiasi mezzo, senza censure e senza dover chiedere autorizzazione all'autorità, seppur con alcune eccezioni. La libertà di manifestazione del pensiero e la connessa libertà di stampa sono dei valori fondamentali della società democratica moderna. L'articolo 21 ne garantisce l'inviolabilità in ogni sua forma, scritto o parlata, e con ogni altro mezzo di diffusione. La libertà di stampa è uno dei presupposti fondamentali su cui si fonda lo Stato democratico. Infatti, la sua estensione e restrizione è indice del grado di libertà di cui godono non solo le testate giornalistiche, ma anche tutti i cittadini di un determinato paese. Si tratta di una libertà inalienabile, in quanto assicura la formazione di un convincimento personale di un individuo e consente di maturare un'opinione pubblica fondata e critica. Per queste ragioni, la libertà di stampa e di esprimere liberamente le proprie opinioni vengono universalmente riconosciute come gli elementi fondanti e indispensabili per lo Stato di diritto e la tutela della democrazia. Ogni anno, il 3 maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Secondo Christophe Deloire, segretario generale di Reporters Sans Frontières, stiamo entrando in un decennio decisivo per il giornalismo, anche a causa della crisi del coronavirus. L'edizione 2020 del rapporto sulla libertà di stampa suggerisce infatti che i prossimi 10 anni saranno fondamentali per la libertà di stampa, per via di una serie di crisi convergenti. Una crisi geopolitica, dovuta all'aggressività dei regimi autoritari nei confronti dei giornalisti. Una crisi tecnologica, per cui l'assenza di una regolamentazione adeguata nell'era della comunicazione digitale ha creato il caos delle informazioni. Propaganda, pubblicità e giornalismo sono infatti in diretta concorrenza. E infine una crisi economica che ha causato l'impoverimento del giornalismo di qualità, con causa di una situazione a cui si è aggiunta l'emergenza sanitaria mondiale. Infatti, alcuni aspetti della pandemia minacciano il diritto delle persone di avere a disposizione delle informazioni affidabili, il che rappresenta un fattore aggravante, ha aggiunto Deloire. Troppe nazioni, infatti, hanno preferito censurare le informazioni riguardanti il coronavirus. Più in generale, Reporters Sans Frontières sottolinea che una persona su due nel mondo non ha accesso ad una libera informazione, nonostante quest'ultima garantisca l'esistenza di tutte le altre libertà, osserva Deloire. Per quanto riguarda l'Italia, il nostro paese passa dalla 43esima alla 41esima posizione. Nell'analisi di Reporters Sans Frontières viene però posto l'accento sugli oltre 20 giornalisti costretti a vivere sotto la protezione delle forze dell'ordine a causa delle minacce ricevute. Inoltre, nel novembre del 2019 in Campania, il giornalista Mario De Michele ha rischiato di essere ucciso in un attentato di matrice camorristica a seguito di un'inchiesta che stava conducendo. E ci sono stati anche casi di violenza fisica e verbale nei confronti di giornalisti da parte di gruppi appartenenti all'alea neofascista, sotolinea Reporters Sans Frontières. Non di meno, sottolineiamo come proprio in queste ultime settimane si sono finalizzate delle acquisizioni in qualità di editori da parte di grandi gruppi industriali, finanziari ed economici di testate giornalistiche nazionali. Potrebbe essere questo una nuova forma di bavaglio? La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire
a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare.